La riscoperta del verde è uno dei temi fondamentali su cui si basava la prima marcia longa angolana di 18 km che si snodava da Città Sant'Angelo a Cipressi e di nuovo a Città Sant'Angelo. Tutti erano invitati a parteciparvi ed è stata veramente una massa enorme di partecipanti, dai più anziani ai più giovani, e non mancavano donne e bambini. È stato un divertimento sano, una giornata all'aria fresca. La manifestazione, che era patrocinata dal Bar Italia, ha visto veramente un emplen di partecipanti. Sono stati 18 chilometri, scusate, veramente marciati all'insegna del buon umore e del vogliamoci bene. Non c'è stato agonismo, anche se qualcuno qui e là ha tentato uno scatto per potersi portare sui primi, ma non c'era bisogno, perché vi erano premi veramente per tutti. Premi per tutti, tutti hanno potuto avere il loro ricordo di questa meravigliosa giornata. E poi vi erano anche dei sani panini imbottiti, posti di ristoro completamente gratuiti. Mi chiamo Francesca, ho 16 anni. È la prima volta che partecipi a una manifestazione del genere? Sì, è la prima volta. Lei fa dello sport? Sì, gioco a pallamano. Quindi qui a Città Sant'Angelo c'è un'altra, anche un'attività sportiva? Beh sì, anche se non molto rilevante, comunque esiste. Esiste. Diciamo che la marcia longa è stato un motivo per trascorrere una giornata diversa dalle altre, perché a Città Sant'Angelo, soprattutto per noi ragazzi, non esistono motivi di svago o di divertimento. Quindi la marcia longa è stata accolta con grande entusiasmo, particolarmente da noi ragazzi, ripeto. Abbiamo qui con noi il signor Guido Valentini, anche lui partecipa a questa gara. Prima di tutto domandiamogli l'età, se vuol dircelo. 60 anni. 60 anni, è la prima volta che partecipa a una gara del genere? Sì, è la prima volta. È proprio per misurarmi, vedere se è l'età che invecchisce o lo spirito. Quindi fa anche degli altri sport? Qualche volta sì, non sempre, sì, vado a caccia, vado a pesca, cerco dei funghi, quindi allora cerco ancora per misurarmi se è possibile ancora camminare. Io mi chiamo De Luca Mario, ho 43 anni, è la prima volta che affronto una cosa del genere, una gara del genere. Città Sant'Angelo ospita questa marcia longa per la prima volta e speriamo che non sia l'ultima, la prima e l'ultima occasione. Io sono Certino Luigi di Pescara. E come è venuto a sapere di questa gara? Siccome c'è una palestra, abbiamo una bacheca con tutti gli annunci delle gare che si fanno in Italia, in Abruzzo, no? Tramite i volantini che hanno fatto questi di Città Sant'Angelo. Poi un'altra cosa, leggo sulla maglia, gruppo sportivo? Sportman Club. Questa è la palestra mia, sono il titolare, e oltre ad avere questa palestra qua c'è un gruppo podistico di 50 persone. Abbiamo qui con noi la più piccola delle partecipanti a questa marcia. Come ti chiami? Maria Chiara. Quanti anni hai? 6. È la prima volta che partecipi a una gara del genere? No. Hai partecipato già a altre gare? Sì. E ti sei allenata per fare tutto questo percorso? No. Allora, Forlani, Mario da Pescara, e sono insieme agli amici del gruppo podistico Sportman Club Pescara. Come mai partecipa a questa gara? Beh, noi siamo amatori podisti e tutte le domeniche, in tutte le occasioni in cui ci sono queste gare, andiamo e partecipiamo. Siamo dei patiti, diciamo, della corsa su strada per i campi. Quindi tralasciamo le occasioni che ci sono date per fare questa, per praticare questo sport. Ho visto che con lei c'è anche sua moglie, può dirci il suo nome, signora? Utta Forlani.
Anche lei partecipa alla gara, naturalmente? Sì. Hanno dei figli? Sì. E partecipano anche loro? No, i figli no. Come mai? Stanno al mare. Come prima gara senz'altro è andata bene, in seguito cercheremo di migliorare le cose. Faticate perché è caldo. Ma comunque c'erano anche delle zone d'ombra, c'erano degli alberi lungo il viale. Quando il sole si alza l'ombra diventa bella. Poi ha da dire qualche altra cosa, com'è stata la gara? Ma la gara è stata bellissima. E se si rifà ritorna? Come? La faccio anche stasera, ci pagate. Ah, gareggio un'altra volta questa sera? Sì, c'è. Dove? C'è Bagà. Di quanti chilometri? 13. È vero che ha fatto 100 km il passatore? Sì, per due volte. Per due volte? E ha sempre gareggiato con lo spirito sportivo, naturalmente. Certo. Come ci vuol dire l'età? Beh, l'età è 69. Complimenti. Grazie. Dunque, primo è arrivato Di Lello Antonio dello Sportman Club, secondo Ortensi Sergio dello Sportman Club, terzo Bortone Mario e quarto Gavin Marco e quarto Gavin Antonio. Grazie. Il primo di Città Sant'Angelo? Il primo di Città Sant'Angelo è Lupinetti Egno, nono. Grazie.